Sto precipitando, sto cadendo nella follia, sto andando giù nel dirupo della pazzia. Sono pazzo. Ho fatto tardi. Non ho più l'età. Anch'io però. Cosa hai fatto ieri sera? Sei andata a Sporcaccioni? Cosa hai fatto ieri? Sono andata a una festa. Andata a far benzina. Più o meno anch'io, più o meno sì, benzina nella spesa. Ho fatto la spesa alle 9 di sera. Sono uscita. Vabbè, ne parliamo dopo la sigla. Dai, andiamo. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Buon pomeriggio a voi, ciao, dello Zoo, e a tutte le persone, ciao, all'ascolto. Sì. Yeah. Posso dire una cosa? Certo, prego. Il podcast dello Zoo su Spotify è il primo in Italia. Vero. Mi fa ridere questa cosa. Perché sono tutti lì a fare podcast e a noi non ce ne fotte una sega. Ah, sì. Siamo i primi. È vero. Godo. E adesso, attenzione, perché vado a presentare i boscimani della diretta di oggi. Incominciando dal piccolo e dolce Antonio Summa. Dolce. Gli avete attaccato la flebo con degli integratori? Poi salutiamo il futuro presidente della Camera dei Deputati, Letizia Puccioni. Buongiorno. Saluto l'ineguagliabile Arsenio Alisei. Grazie. Saluto l'invincibile robot Daitar Noise. E dal pianeta Fleed, invaso dalle armate di RDS, ecco a voi l'unico superstite, Luke Fleed. Ma sul nostro pianeta viene chiamato Marco Mazzoli, che con il suo possente robot alto 30 metri a forma di microfono con una capsula grossissima in punta difende il nostro pianeta. E adesso che ho vomitato un sacco di cazzate, bravo, iniziamo. Oh, meglio. Ah, vieni anche tu. Vieni anche tu nel mondo che non ha regole. Fatto tardi. Due ore in good times. Non ti molla mai. Invincibile sei. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno giovedì. Ma è possibile che il primo messaggio che arriva dall'ascoltatore è: ragazzi, vi prego, aiutatemi, non riesco a togliere dalla mia testa l'immagine di He Mamma che si incula a scheletro. In realtà era un massaggio un po' più coinvolgente del normale. No, perché il problema, ne abbiamo parlato poi io e Paolo, noi siccome questi blocchi li improvvisiamo, no? Cioè, li scriviamo al momento. Quando tu campioni una voce e ti viene fuori un po' omosessuale, perché quella di Man è venuta in automatico un po' gay. Allora, l'intelligenza artificiale. Paolo ha detto: a sto punto lo chiamo i mamma. Allora, posso dirti che non è stata una cosa così tanto casuale. Diciamo che l'intelligenza artificiale ha interpretato realmente quello che già volevamo fare. Cioè, ci ha ascoltato mentre partorivamo l'idea del blocco. Paolo, dai, non è possibile. Cioè, veramente. È curioso. Allora, comunque, l'intelligenza artificiale anch'essa pensa che i Man non fosse del tutto chiaro. Maschia. Scusa, caschetto biondo, magliettina rosa, pantaloni attillati, Ag ai piedi, alti. Caro ascoltatore, io ho avuto lo stesso problema ieri. Sono uscito dalla
alla radio e ho passato praticamente mezzo pomeriggio a guardare, a cercare immagini di Man, cercando di levarmi questa roba del non mamma, puoi, no? Dicevo, non puoi. E invece in realtà è... Oh, se lo analizzi era proprio un gruppo di allegri culatori divertintosi. Anche il castello si chiamava Grey School, il culo grigio. Sì. Non è un caso. Sì. Allora, ieri sera mi hanno fatto fare tardi, però è stato bello perché siamo andati in questo locale che si chiama Dante's Hi-Fi. Sì. Ed è un locale, è un format che c'è ormai in quasi tutto il mondo, dove c'è questo bar, saletta che sembra un po' uno speakeasy e poi la console dove si suonano solo vinili, bellissimo. Cioè, Dante cosa c'entra? È Dante il proprietario. Dante, ah, pensavo fosse Dante Alighieri. No, no, uno molto simile a Reggio Emilia, di Benny Benassi, che ha copiato lo stesso format che c'è qua a Miami. Molto e ha aperto questo posto insieme a Fabio Volo. Sì, sì, bellissimo. Bellissimo. Beh, ieri sera lui era emozionatissimo. La cosa che faceva ridere è che lui ha suonato all'Ultra Music Festival, a tutti questi grandi festival con centinaia, migliaia di persone davanti. E mi fa: sono più emozionato stasera che devo mettere i vinili perché non so se sono capace ancora. Che quando non faccio un cazzo infilando due chiavette. Beh, è comprensibile. Beh, no, ragazzi, ma... mettere i vinili non è la stessa cosa. Non è facile. Poi c'era sto ragazzo di colore che suonava prima di lui da New York, no? Era però quei vinili bianchi, per coerenza. No. Fucking fuck, fuck you, fucking fuck, fuck, fuck. E minchia, quando ha preso possesso della console Benny, era tutto rosso in faccia. Eravamo in 200 persone più o meno, locale piccolino. Però Benassi, no? Ragazzi, per chi non lo conosce, cioè lui è rimasto il ragazzo della provincia di Reggio. È una persona bellissima. Beh. Mi devi dire il nome del paese che confina con Scandiano? No, ce ne Paolo? Sono tanti i paesi intorno, cioè Castellarano. Castellarano, esatto. Allora, ero col sindaco di Castellarano e praticamente saluto, mi ha promesso un pezzettino di terreno. Sì, un pezzo, ma piccolo, un metro quadro, me lo regala. E io starò sul confine, proprio sul confine con Scandiano, a lanciarti pomodori. Guarda, per i prezzi, allora posso dirti, perché ne cercavo uno, per i prezzi che stanno girando dei terreni anche non edificabili, vero, in quella vero, zona, vero. È difficile che te lo regali. La gente non so impazzita. Quanto possa valere un metro, però io starò lì in piedi, immobile, a lanciarti merda. Sono d'accordo, forse lo porto qui domani, Forse riesco a averlo in onda, perché vuole figo. Proprio. È un grande ospite. Poi verrò a Scandiano a trovarti con la fascia allora da sindaco del mio metro quadro. No, il sindaco di Scandiano. Allora, facciamo campagna elettorale. Devi venire con la fascia arcobaleno. Saluto Matteo Nasciuti, il sindaco di Scandiano. Ed è fascista. No, più rosso di lui non c'è nessuno. Tutti rossi in Emilia. Nasciuti ti viene automatico alzare Sai il braccio destro. Allora, nel periodo elettorale, quando c'era Salvini che faceva campagna in Emilia, io c'era molta tenerezza. Volevo abbracciarlo, Salvini, perché a un certo punto. Anch'io forte. Hanno messo i cartelloni, vabbè, del PD e il cartellone di Salvini, c'erano quelli PD belli puliti e di fianco c'era la bacheca di Salvini tutta sputata, perché gli anziani del paese passavano beh. Una roba imbarazzante. No, ma perché sembrava che avesse la pelle secca. No, abbiamo fatto pranzo insieme, abbiamo provato a parlare di politica e ho preferito evitare. Sono tutti rossi in Emilia. Sì, meno male, però, ragazzi. Però non tanto, che meno male cosa? Meno male chi? I compagni emiliani. Ma vai a fare in culo. Grande sfigato. Cuore dell'Italia. Ma chi? Che ma batte chi? Forte ventricolo sinistro, ma, avanti. Ma togli questa base, per favore, che mi viene l'eritema ai coglioni, per favore. Quello è che hai dormito poco. No, però ieri sera pensavo a quanto era bello quando c'erano i vinili, si andava in discoteca con la valigetta, avevi la valigetta. L'altro giorno ho portato Benny a comprare dei vinili in questo negozio, è impazzito, perché poi c'era anche visti, ma cosa sono queste cose? No, bravo, c'è anche il gesto del DJ, no? Ti ricordi che andavi a scavare nella valigetta? Sì, che ti sfondava tutte le dita, perché poi c'erano tutte le dita tagliate. Era un lavoro usurante una volta. No, è vero, ragazzi, ma sai quanto pesava una valigetta di dischi? Erano 30 kg, ne dovevi portare due a sera. Dovevi portarne due, poi almeno. Sai, devi stare attento a non rovinare, poi ti portavi le puntine. C'era anche tutto un giro dietro che purtroppo è scomparso. Io ho spacciato puntine per anni. Ma no, anche micro chi stampava il vinile, i negozi che vendevano i vinili. Adesso non c'è più niente, con la chiavetta USB poi, abbiamo semplificato, ma impoverito quel mondo lì. Aspetta, c'è anche un dettaglio proprio sul brano che suonavi, perché quando lo suoni in MP3 o te lo editi o te lo crei un po' come cazzo vuoi per metterlo, no? Poi ci sono le console, mette tutto a tempo, ormai
il mestiere un po' è svanito. Il vinile invece, la traccia usciva, aveva un auto extended, un out, sì, e un nitro. Cioè, praticamente tu avevi due momenti per mixare quella roba, se no diventava una merdata con, cioè, i cantanti che sono sì. Quindi se eri capace a capire quando, bene, se sbagliavi, altrimenti, quel punto era finita, cioè, non è era che... un'arte, era ma un'arte. Anche mixare la radio funzionava così, eh? Andavi sì, nell'archivio, prendevi i dischi e poi il Rai diretta. È ancora così, no. Ragazzi, io a RTL ho lavorato nel 91, 92, 93, quindi tre ti prendevi anni. I dischi per andare in giro. Sì, avevamo i CD, che era una roba un po' troppo moderna, e poi avevamo i vinili, cioè il tecnico metteva i vinili. Bellissimo. Io ho visto in Rai, adesso mettono il telegiornale su vinile. Va il giornalista, lo incide, c'è cioè il tipo con la cera e poi lo mettono in onda. Vabbè, cambiando argomento, c'è una notizia che ha fatto scalpore: Rocco Siffredi denunciato da una giornalista molestata dopo l'intervista. In realtà io sono andato a leggermi un po' le cose, cioè non c'è stata messaggi, una molestia. Vabbè, ma da Rocco Siffredi, perdonami. Ragazzi, Rocco apre cosa bocca, ti è una, cioè, molestia. Cosa ti aspetti? Ti aspetti una poesia di Carducci? No, è ovvio, cioè è Rocco Siffredi, ha un linguaggio molto schietto. Siccome lei lo ha un po' intrappolato, irretito. L'ha fatto un po' incazzare e lui le ha scritto: fatti una scorpacciata di cazzi. Ma non mi sembra, cioè, è una roba. È una, che da Rocco Siffredi è la roba più infantile che possa uscire dalla sua bocca. Cioè, uno che lavora con cazzi e fighe tutto il giorno. No, è che le ha mandato il menù con le foto, è questo che è un po' che. No, dai, siamo alla follia, la follia. Però la non follia. Mi sembra una molestia sessuale. Un insulto, no, ma no. Ma ragazzi, ma Rocco, a parte che Rocco è una persona. È una personcina a modo, cioè fuori dal suo lavoro. Il fatto che lavori nel porno va bene. Però è una persona veramente per bene, innamorato di sua moglie. Poi il suo lavoro è quello di fare film porno. Noi diciamo cazzate in radio, ma questo non vuol dire che siamo delle bestie fuori. A parte Alisei, che è una merda sempre. Che sono meglio in radio che fuori. Addirittura. Quello che vedete qua è la punta dell'iceberg. È sotto il problema. Aspetta che mi è morta la scaletta, non vedo no. più un cazzo. Vabbè, comunque noi ormai ultimamente ci siamo innamorati della Rai. Perché sì. La Rai ha veramente una quantità infinita di canali. Non sì. sapendo cosa fare, prende qualsiasi format per buono, sì. no? Arriva il cugino, lo zio, il nonno, la sorella di e quello e quella, arriva, gli propongono delle robe e loro dicono: dobbiamo produrre, mandiamo in onda. Anche perché con la programmazione normale non riescono più a fare ascolti, perché non ne hanno beccata una da due anni. Lo so. Per questo politiche. Hanno creato un canale che si chiama Rai Cose e il programma si chiama Cose. Pensa che fantasia! Wow. Pensa che fantasia! Si parla di invenzioni, ci colleghiamo, sentiamo di cosa parla, di cosa tratta questo programma. Vai su, andiamo. Ale, paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido. Buonasera, benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. Cose. Invenzioni, la scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, sì. Ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo sì. istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Bello. Cose. Abbiamo Bello. Con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto. Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi. Buongiorno, buongiorno. Chiamatemi pure Flavio. Flavio è il diminutivo di Peppo Pepponi. No, senta, so che lei sono anni che studia, insomma, che si prepara a questo momento. Sì, sì, ho studiato moltissimo. Ho una cantina dove faccio cose, vedo gente, modifico, costruisco, ho fatto anche tantissime invenzioni. Bene. Mi sembra arrivato il momento di cambiare le sorti dell'umanità, cioè, con alcune delle mie intuizioni. Bene. Salutiamo i nostri giurati, abbiamo Valeria Mastandrea, Giulio Cesare Terrazzato, Jessica Nipote di Deputato, Pier Ferdinando Immanicato e Andrea Fondi Statali. La nostra giuria è pronta per sentire qual è la sua innovazione. Prego, dottor Peppo Pepponi. A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi, Peppo Pepponi a Cose.
Allora, prima di tutto, tutto nasce da un'esigenza. Un'esigenza, sì. Spesso mi sono trovato in casa a guardare, diciamo, queste raffigurazioni fatte a pennello delle cose. I quadri, no? I quadri. Sì. Possiamo anche chiamarli qua. Sì. E vedendole così appoggiati a terra sui divani, messi a così, ho detto, ragazzi, ma no, aspetta, servirebbe un'invenzione che potesse farli fluttuare in modo da averli all'altezza, diciamo che uno li mette fluttuanti all'altezza. Ho pensato, se io potessi in qualche modo appoggiarli alla parete e farli rimanere dove stanno, no? Ho pensato, io ho passato 18 anni a fondere, diciamo, vari materiali per riuscire a trovare questa forma, diciamo, impugnante, che appoggiata al muro e poi sospinta con dei colpi con un'altra invenzione che ho coniato apposta, che ha una base di legno e una testa fatta di ferro. Io infilo dentro il muro questo, l'ho chiamato fluttuantantiche, che ha un nome complicato, deriva dal latino, no? Certo. Sì. Io poi gli metto appoggiato il quadro e il quadro fluttuante. Mi scusi, si chiamano chiodi e martello, c'è già. Impossibile. C'è già, allora, sentiamo. Si vede, qualcuno mi ha spiato, ma è poco che c'è. Mi scusi, giudice Jessica, nipote di deputato, cosa ne pensa? Questo è palesemente un stiamo perdendo tempo, cacciate sto stronzo. Sono d'accordo con la collega. Non lo vedete che è un povero handicappone? Non lo vedete che non è il professore? Le idee sono nell'aria. Sono nell'aria. Guardi, mi spiace, ma c'è già, la ringraziamo. Facciamo entrare un altro inventore, arrivederci. A cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione. Franco Zebelli, inventore, che oggi ci propone la sua creazione. Sì. Buongiorno. Salve, salve a tutti. Salve. Stessa voce di... No, è che deve essere un caso di omofaccia, in cui le persone si sono... Sai che c'è un sette sose in tutto il mondo. Casualità. L'ho visto anche io uscire dalla stanza lì, proprio... siamo proprio quasi due gocce d'acqua. Credo di avere la minchia più grande. È vestito anche uguale, mi scusi. È un caso. È un caso. Vestiti a basso costo. Signor Franco, abbiamo la giuria pronta per ascoltare la sua creazione, prego. Allora, la mia creazione, eccola, potete vedere, è attorno ai miei piedi. Sì, perché oddio, cosa succede? Nella vita, quante volte ci è capitato di muoverci da un punto A a un punto B e sentire anche un po' che il piede a contatto con le superfici un pochino soffrisse, vuoi la temperatura, vuoi la cacca del cane, le cose che puoi incontrare camminando. I vetri, certo. I vetri, Allora ho pensato, no? Chiodi, osservando i fluttuanti, sì. I fluttuanti, dice lei, che l'ho visto in un'invenzione di un altro re. E ho pensato, ma se io prendessi diciamo una bestia, no? Una bestia macellata, no? Una mucca, cosa, una mucca. Purtroppo. Ci strappassi la pelle di dosso, che ho fatto a mani nude, naturalmente, perché bisogna trattarle anche bene gli animali. Allevamenti intensivi sono una cosa orribile. Orribile, no? Orribile. Quindi io ho prima ucciso l'animale a mani nude, no? Poi gli ho strappato di dosso tutta la pelle. Cosa ci fa con questa pelle? Io la avvolgo attorno al piede e sotto la parte, diciamo, che calpestichia dall'antico greco calpestichiare, calpestichia, io ci metto sotto una parte di una... Tipo, come si chiamano? Gomma. Quell'elemento. La chiamiamo. Senta che. Suola. Mi piace come. No, perché poi bisogna fare anche prete. Prete per le donne e suora per le donne. No, suola con la L. Suola. Ah, in cinese dice lei. Allora, plete e suola. Va bene, comunque. C'è già. C'è già. La suola? C'è anche la scarpa, sì. Scalpa con suola. Lei è un ritardato, se ne rende conto. Un po' sì, Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei mille canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
chiaro di così. Perché così tanta acrimonia? Volevo rispondere a quelli che dicono che anche Mediaset fa pattumiere. Sì, vero, sì, vero, vero, però non la pagate voi. La differenza è quella. È per questo che siamo accaniti sulla Rai. I sottocanali di Mediaset sono un riciclo del riciclo. Sì. Del riciclo. Sì, cioè, se finisce Italia 28, stai guardando la però, TV di cioè, qua. Però, drive-in in prima visione stasera. Sì. Però non la paghi tu, nel senso è quella la roba. Sì, in realtà la paghi comunque tu con la pubblicità. No. Però, vabbè, la pubblicità non la se, non la guardi, sono cazzi tuoi. No, cioè, invece in Rai paghi sia la pubblicità che l'abbonamento alla però fine. Però tu quindi, quando compri un prodotto hai pagato anche la pubblicità che va poi sui canali. Ma non cercare di insinuare, non la paghi la TV libera. Non la paghi. La TV libera non la paghi. Non la paghi. La radio non la paghi. Questa radio non la paghi. Il cliente pubblicitario decide lui se pagare la TV. Allora lui ha messo 10.000 euro per sponsorizzare i suoi salami e quei 10.000 euro vanno sul costo del salame e quindi lo paghi anche tu. Sì, ma vabbè, non la cazzo paghi vuol tu, dire? Tu paghi non quando consumare decidi di pagare. Ma lì sei tu posso che decidi mangiare però. Mangiare il salame. Esatto, brava. Mica c'è anche la Puccioni che è bionda con gli occhi azzurri. Ma infatti per questo ha avuto successo la Lidl. Se guardiamo i consumi della Puccioni lei non dovrebbe guardare la televisione allora. Ma non credo che la guardi la televisione la Puccioni. Bravissimo. Sai. No, io non la guardo. Se non sbaglio non ce l'hai neanche in sala tu la no, televisione. No, ce l'ho in sala, però è inutile, piccola. Posso dirti la televisione che guarda lei così malissimo. Accendimi stronza. Ce n'ha una sola in tutta la casa. Anch'io. Brava, brava Puccioni. Grazie. Io invece ne ho purtroppo due, però io non guardo la televisione canonica, io guardo le serie televisive, i film, sì, robe varie, basta. Tra l'altro ho visto un film l'altra sera che allora io odio i registi che adesso usano le telecamere come se fossero dei telefonini. Sì. Sai quando fa tutte queste riprese mosse? Sì, sì. Maremma, che fastidio! Mamma mia, mi mette un'ansia. Però molto carino il film. Adesso non mi ricordo purtroppo ecco, il titolo. Però, Tremors! Sono dei ragazzini che scoprono nella cantina di casa. Siccome gli muore Goonies, il padre. No, è un film recente. Jumanji! Trovano l'invenzione del padre che è in realtà una macchina del tempo. Gli permette di viaggiare avanti e indietro nel tempo. Ah, carino. I ragazzini di colore sono i ragazzi. Non sono di colore. No, lo diventano dopo perché tornano indietro nel tempo. E sono ce n'è uno orientale, gli altri sono caucasici. Allora non mi interessa, guardo solo serie con gente di colore. Perché? Scusa. Così. No, è fighissimo comunque. Cioè, l'idea è bella, cioè, già vista, c'è già vista mille volte. Però carino, a parte le riprese che sono una roba da mal di testa. Sai tutte quelle riprese che seguono il tipo così? Ma stai fermo, no? Ma perché non ti metti in un punto e li guardi passare? No, li seguono. Mamma mia, che ansia! Sì, perché è il punto di vista del telespettatore come se fosse lì col telefonino, capito? Sì, ma ubriaco completamente, perché anche i telefonini adesso sono lo stabilizzatore. Certo. Voglio dire. Comunque, ragazzi, abbiamo parlato di acquistare prodotti, secondo noi, se non volete essere inculati, andate in supermercati seri. Se invece volete essere inculati, ma consapevoli dell'inculata, andate da Sandy Market. Perché Sandy Market vi incula, ma ve lo dice. Certo. Cioè, è onestà pura. Sui volantini c'è scritto, ti inculiamo, proprio così. Bravo, senti qua, andiamo, vai. La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa. Catrame, tramezzini con bitume, 2,39 euro. Che schifo! Gnocchi di gatto. Primo piatto fusion italo-coreano, 3,16 euro al pacco. Buoni. Taralli Ravensburger. Apri la busta di briciole e divertiti a ricomporli, 5,89 euro. Lo sconcio fornaio presenta pane di segale più pane di succhiale, baguette coi testicoli oscenamente triviali, 4,55 euro al culo e al chilo. Sodomiao, cibo in scatola per gatti rinconi. No, 6,99 euro. Da oggi anche al tonno. Sodomiao. Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL. Medusa taglia unghie, 7,89 euro. Ci vuole un po', vuole un male, cazzo. Candela yo-yo, con stoppino lungo 3 metri, 6,56 euro. Cosa serve?
cravatta anticaduta, 1,80 euro. Come fa a salvarti? Cioè, guanti da forno più sciarpa da tostapane più cappello da lavastoviglie, 78 euro. Pedamer, no. Formaggio olandese da tenere lontano dai bambini. Pedamer, formaggio olandese da tenere fuori dalla portata dei bambini, 4,33 euro. No. Cibi di importazione, etnici e anche inventati. Ippi Ippo, snack al cioccolato con LSD e capelli lunghi, 99 centesimi. Calzheimer, pedalino singolo e l'altro boh, chissà dove l'ho messo, 6,66 euro al paio. Infrared Bull, Infrared Bull ti mette le lastre, 1,45 euro la lattina. Padella antiaderente, ma solo sul manico, offerta lancio, 11,98 euro. Andy Campari, liquore alcolico che ti cambierà il numero di cromosomi. Liquore alcolico che ti cambia il numero di cromosomi, 14 euro. Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni. Ciucciolone, biscotto gelato con vignette, biscotto gelato con vignette porno, 2,56 euro. Colomba alle due Marie, una purtroppo è schiattata. Colomba alle due Marie, una purtroppo è schiattata sabato sera, 8,99 euro, più un euro di contributo per il cuscino. Uovo di Pasqua Freccia Rossa, lo apri oggi ma la sorpresa è ferma a Pesaro per guasto al locomotore, 9,85 euro. Occhi spritz antinfiammatorio da sciogliere in Aperol, 5,99 euro. Oh, bella! Risotto allo zafferagnez, rosa e coi wuster, per un banale errore di comunicazione, 51 euro al chicco. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Ma ragazzi, ma le scarpe antinfortunistiche di Biden. No. È da lì che viene la cravatta. Gliela date c'è un'altra volta. Anticaduta, non infortunistica. Cioè, sì, beh, sono. Tengono l'equilibrio. No, vabbè, ma dai, ma le scarpe per stare in piedi. Ma, no, ma come dai. Funzionano? Scusa, funzionano. Non lo so. No, no, lo so io. Avete presente quell'affare che si usava con, con le due ruote? Ah, il Segway. Il Segway, esatto. C'è un basculante dentro che lo tieni in onda così. Che... No. Cioè, lui se lo spingi in avanti fa 5 metri. Ma cos'è la stilografica di una banca? Costano, costano dai 150 ai 200 dollari. Hanno ricevuto anche l'approvazione dall'American Podiatric Association, wow, la più grande associazione americana di podologia medica che si occupa dei piedi. Sul sito dell'azienda che produce queste scarpe garantiscono di far stare in piedi anche i vecchi rincoglioniti. Il passo dopo è la scarpa con lo strappo con l'interno imbottito. Oppure la fascetta antitestate. È tempo di fare una breve pausa, non tanto per incassare i soldi della pubblicità, ma per permettere a Fabio Alisei di finire l'ennesimo quadro di quel giochino di merda che basta, ha sul telefonino. Ma come fa? Basta! Ho 15 giorni che non gioco più, ragazzi. Adesso ho provato con quello elettronico, sto molto meglio. Ma perdonami una cosa, ma ci guadagni dei soldi? Cioè, no, qualcosa? È un gioco, i giochi sono giochi. Cioè, tu giochi alla Play, giochi alla Play. Giochi col telefono, giochi col telefono. Non c'è, bello, cioè, bello. Il guadagno è in intrattenimento. Questo è quello che penso del tuo giochino. Anche grazie, molto maturo da parte tua, grazie. Ragazzi, io massacro tutti, però posso dire che Justin Timberlake è il numero uno. Io lo amo alla follia. Cioè, secondo me è un bravo cantante. Pezzo bellissimo, è anche un bravo attore. Fa delle scarpe incredibili. Non fa delle scarpe, quelle Timberland. Cioè, io tutto l'inverno le metto. No, le tue non sono Timberland, Fabio. No, allora, cioè, quelle da Montanaro sono Timberland. Ma no, è un errore di magazzino, l'ho sbagliato. No, Marco, sì, non gli toccare una delle due scarpe che ha. Una la indosso oggi, l'altra nell'armadio. Che l'ha tolta, no, è finita la stagione. Beh, ragazzi, 20 marzo, che giorno è? 21, primavera. Era ieri. Cambio scarpe. Quando inizia la stagione delle birrette? Birrette 15 aprile. 15 aprile. 15 aprile, così presto? No. Non è mai troppo presto per delle buone birrette.
Vedi, perché io vivo ai Caraibi, perché così la birretta, la stagione della birretta non finisce mai. Ma non hai la stagione del rosso, però. Allora, intanto penso che tu sia d'accordo, bisognerebbe proprio legalmente abolire la birra piccola. Non può esistere. Allora, la birra piccola. Dipende. Non sono d'accordo perché al sardo non glielo puoi fare, nel senso che il sardo consuma mediamente tra i 15 e i 20 litri di birra al giorno. Ma lo fa nei bicchierini piccini. Quindi lui beve 25.000 mini bicchieri di birra e quella è la sua, quindi non gli puoi toccare la dose. La birra piccola è permessa, è illegale, hai ragione, però è permessa solo in un periodo dell'anno quando fa particolarmente caldo, perché se prendi la media diventa calda, invece la piccola diventa calda, la media dura un secondo, l'altra domenica era una fiera, stavo aspettando gli arrosticini, ho preso una birra da litro. Ti giuro che l'ho finita mentre li cuocevano. Che faccio? Gliene do un'altra? Aspetta, è il caso che prima mangi qualcosa. Ragazzi. Ieri sera mi hanno fatto bere sta roba. Aspetta, che poi pagava uno, non so neanche chi fosse, continuava a pagare. Meno male, era una roba mule. Astra Mule si chiamava. Vai a dare del mule? Non lo so, vada via al mio. No, che birra, era un super alcolico, un cocktail. Porca troia, allora, tutto quello che si chiama mule, evitalo. Sì. Ma ragazzi, attenzione, voglio raccontarvi questa storia perché mi ha fatto una tenerezza. Cioè, patato lui. Dammi la base, patato. Racconto tenero. La roba strappalacrime? Allora, c'è chi è disposto a fare tutto per amore. Sì. Paolo Noyes ne è la dimostrazione. Mm-hmm. Persino imparare una lingua straniera per conquistare la propria metà. È quello che ha fatto un giovane ragazzo, salvo poi scoprire che la sua fiamma parlava un'altra lingua. Allora, attenzione. Questo ragazzo qua ha studiato francese per mesi. Era convinto che questa ragazza che ha conosciuto fosse francese, no? Pensa come la conosceva bene. Wow. Surfendosi anche di piattaforme di learning a pagamento, insomma, ha speso anche del denaro, non solo del tempo. Sì. Finché a un certo punto ha preso coraggio e si è presentato davanti alla porta di questa ragazza. E diciamo, ha esordito con: "Bonjour, je m'appelle Michael. Tu, vous sortez?" E lei gli ha risposto: "Ma lo sai che sono tedesca?" No. Confondere il tedesco con il francese, ragazzi, devi essere. No. Ecco, perché non hai iniziato a studiare il francese dalla parola coglione? Cavron credo che sia in indiano antico, in sanscrito. Ma quindi non la conosceva e lui voleva far... Lui evidentemente l'ha vista in qualche locale, ha percepito il francese quando in realtà era tedesco. Scusa, Marco, c'è una bella differenza. Ma esiste una lingua internazionale che è quella dei segni. Tu bussi alla porta, metti la mano così tipo clacson e fai... E quello lo capiscono in tutto il mondo, anche le schivese. Ma lui è un romantico, vedi che tu non sei romantico. Ma non è vero, patato, lui voleva fare colpo sulla ragazza. Lui l'ha visto in Love Actually, sai quel film che fanno vedere sempre a Natale, quel film britannico con Hugh Grant. Ha visto il tizio che studiava il portoghese per andare da lì Geronima. E allora gli è venuta la stessa idea, soltanto che lui lo sapeva che Geronima era portoghese. Avete visto Wonka voi? La storia di Willy Wonka da piccolo? Io ho visto Willy Wonker su Pornhub, è molto bello. No, c'è Hugh Grant che fa Lumpa Lumpa. Film con la faccia di Trump, è vero? Il film è arancione con i capelli verdi. più o meno il film non sta in piedi, perché vabbè, è un film di fantascienza. Ma mai. E poi c'è l'attore che è doppiato con la voce che uso io per fare tutto il pazzo minuto per minuto. Quello è Wonka che grida, è lui. No, cioè io guardavo il film e ridevo perché pensavo che io uso quella voce. Ma lui, ragazzi, lui è Chalamet, il nuovo sex symbol. Bravo lui è un bravo attore. Non lo so, non me l'aspettavo così la storia di Willy Wonka. Cioè lui c'ha questa valigetta, una valigetta grossa come, sai, quella dei dischi, per dire. E dentro c'ha la sua fabbrica di cioccolato. Che stronzate. Anche gli operai? No, gli operai no. C'è questo Oompa Loompa, poi si capisce che loro insieme creeranno la fabbrica. Scusa, la storia che tutti conosciamo è che lui, durante i suoi viaggi per raccogliere gli ingredienti, ha incontrato gli Oompa Loompa che gli hanno insegnato. Allora, la storia vera è che lui è uno di Alessandria. Il padre fa il dentista. La madre gli lascia il noccioleto a Novi e lui fa la cioccolata. Poi, siccome
signor Novi suonava male, allora si chiama Willy Wonka. Ma allora, così ragazzi, diciamo la verità: il film originale, quello con Gene Wilder, è Willy Wonka. Il resto, esatto, secondo me, fa cagare. Soprattutto la versione che ha fatto Coso Barton, sì, col finale col padre dentista. Una cagata! Ma, scusa, chiudilo lì! Chiudilo ma lì. I film di Tim Burton sono sempre lo stesso film. Qualsiasi però, cosa sì, lui faccia, Alice nel paese colore, delle meraviglie, c'è una triste persona con i capelli rossi, triste, stupida, circondata da idioti viola, c'è della tristezza a mazzi, piove, brutto, scuro, sono e non si capisce un cazzo. Big Fish mi è piaciuto. Cosa? Big Fish mi è piaciuto. Big Fish era il primo film, era molto bello, ma basta. Poi dopo quello basta. Cazzo. Fa tutti sti film tetri, scuri, viola, tutto tristi, viola. Cazzo, la storia di Willy Wonka, mica, è una bella storia, no? Bambino povero che alla fine eredita l'azienda perché Willy Wonka vuole andare in pensione. Cioè, è comunque, parte un po' triste e poi diventa comunque una bella storia, ah, lieto, certo, fine. L'ha voluto chiudere triste, ha aggiunto un pezzo che non c'era nell'originale, col padre, lui con l'apparecchio, ma una cagata! Il mamma padre, tra l'altro, mia, è Saruman il bianco, cioè, sì, l'ha anche rubato dal Signore degli Anelli. Cosa c'entrava Saruman? Avrei chiuso, so, io avrei chiuso il film in maniera eclatante facendo esplodere l'ascensore. No! Cioè, no, proprio una carneficina, sì, devasta, no, pezzi di morti che andavano dentro, ma le cioccolate, no, e tutti, no, divoravano cioccolate con le dita. No, no, che là, no, sarebbe, no, stato un finale, beh, eclatante. Alla Tarantino. E tutti proprio invadevano proprio questa fabbrica e si mangiavano anche gli Umba Loompa, una roba, no, epica, capito? Tipo Jurassic Park. Tarantino lo avrebbe, ecco, no, gli Umba Loompa si incazzavano, uscivano dalla fabbrica e cominciavano, Tarantino, a divorare. Tarantino allora dovrebbe fare la regia. Allora, il finale di Willy Wonka di Tarantino è gli ultimi tre bambini rimasti con una pistola in mano, stallo alla messicana. Musica di Morricone e chi spara per ultimo prende la fabbrica di cioccolato. Questo è il finale di Tarantino. La gente non sa più fare i film, cazzo. Bravo Paolo, ma perché non ne fai uno tu, cazzo? Ho una bella idea. Ho una bella idea. Uno che è appassionato degli anni Ottanta, sì, e c'ha guarda che se ne va. No, perché va a prendere una cosa. Va a farti vedere una cosa, Marco. Gli è arrivata adesso fresca fresca. Guarda Marco, io ti giuro Marco, e se, oddio, c'è una cosa che te lo può far rizzare, te la faccio vedere. Ecco. Aspetta però, siamo in radio, non ci vedo. Cioè, ci vedono attraverso l'altra. Ma te la faccio vedere. Sta aprendo una scatola. Allora, oddio, quando, oddio, il primo uomo delle caverne prese un febbre umano, lo alzò al cielo e fece così. Ah! No! senti che profumo di meccanica. Di... No. È un ammortizzatore, giusto? Sì, non è un ammortizzatore! È una... Non è un qualsiasi ammortizzatore. È una cosa, cioè, che fa stare bene le persone. Questo, per quale moto è questo, scusa? Per quale, no, moto? In realtà questo non è per una moto vintage. In realtà questo è quello che devo ringraziare Sala. Grazie Sala, il sindaco. Sì, Sala, il sindaco? Sì, sindaco. Devo ringraziare Sala perché grazie a Sala io devo cambiare gli ammortizzatori, sì, dello scooter, perché mia moglie ha una pretrusione di scale e io non vedo più il colore verde. Sei stupido perché Sala ha detto che dobbiamo prepararci. Infatti, infatti io mi sono preparato cambio gli ammortizzatori dello scooter, signore. Tu quelli li metti sullo scooter? No, non ci posso credere. Sono con al posto del manubrio. Però. Guarda l'ammortizzatore. Allora, lo so che in radio non si vede, ma in televisione stasera lo vedono. Vedi il gas per ammortizzare, vedi? Sì. Li usano per le moto da cross, le moto sportive. Cioè, adesso questo, se mi incazzo nel traffico, tiro la levetta, lo lancio. Per chi non lo vedesse da casa, è una molla rossa con un cilindro pieno di gas. Ehi, non bestemmiare! Come hai semplificato un capolavoro! Sono prosaico! È una molla rossa con attaccato un cilindro di plastica. Una molla rossa con un cilindro di gas. Ma sì, come di fai? Plastica. Che fosse contenente gas l'ha appena scoperto comunque. Ti rendi conto che sei emozionata di più la Puccioni di Fabio Lisei? Ragazzi, ma mi devo emozionare davanti una molla. Tu sei i mamma. Tu non l'avrai mai sulla spalla la scatola degli ammortizzatori, sì, di gas. Ma c'ho una scimmia così però. Però scusate, io sì, sarò... ma la tua scimmia è vestita di rosa. Ragazzi, dai, io sarò i mamma, ma voi vi siete appena pisciati addosso per un oggetto cilindrico di origine fallica. Cioè, ma tu, scusa. Un cazzo a molla e sudate. Suma, dammi la base guerra, per favore. Non so se sono guerra, io. Allora, Alisei, dimmi. Rispondi a questa domanda. Vai. E da qua deciderò se io e te possiamo essere ancora amici, conoscenti, o se io ti comunicherò solo attraverso questo microfono, okay, per cose, diciamo, prettamente basilari, fondamentali. Okay. Allora rispondo con meno prontezza del solito. Vai. Fabio Lisei, quando avevi l'età di 15, sì, 16, facciamo anche 14 anni, dimmi che non hai mai sognato o non ti sei arrapato guardando una marmitta della Giannelli o della Proma?
Che cazzo di domanda è, scusa? No. Rispondi bene. Ma non so neanche rispondi bene perché sono due gli amici che non ti sanno. Ho passato quattro anni a fissare una marmitta dalla finestra. Ho comprato anche un binocolo. Ma, che, no, ma quale marmitta? Quella quale marmitta? Lì della Giannelli che ce l'era attaccata alla moto. Zitto un attimo, devo fare una cosa. Ciao a tutti, sono Gigante. Ciao, devo chiedere scusa a Paolo che si è offeso, che l'altra sera l'ho trattato male. Ma no, come? Ma ha capito. Sì. In diretta lo fai, te ne sei accorto, Sei arrivato là. A fine concerto del che bomba! C'avevo dei cazzi da sbrigare. Vabbè, è successo? Non l'ha considerato al dopo concerto. A fine concerto sono andato per dire mica che spettacolo, fratello, pum, porta in faccia. Si è offeso. È una merda. È un allora, a parte ho aspettato due minuti, è uscito con un piatto di pasta. A parte che non è vero. A parte che non è vero. Sei un fango. Neanche una Coca-Cola mi hai offerto. Non mi sente lui, vero? Non c'ha le cuffie. No, non ti sente. Però sei una merda, Jake. Vai a fare in culo. No, adesso gli hai messo le cuffie. Ciao, Jake. Cosa vuoi? Voglio soli di merda. Volevo solo dirti che ti voglio tanto bene, hai fatto bene. Si è offeso, guarda che faccia, guarda. Quindi sono rimasto male che si è offeso. Allora sono venuto in diretta nel programma più ascoltato di Italia. Questo è un bel gesto. Scusa, sono stato bravo. Questo è un bel gesto. Ma sono andato anche con la giacca con scritto i tamarri dietro. Esatto, pensavo di fare schifo. Vabbè, ma magari l'ha preso male. Forse per quello che non l'ho fatto entrare. Esatto, ma dopo il concerto ci stava. Jake, un milione di cazzi da sbrigare, io non me ne sono neanche accorto. Poi ho incontrato sua moglie e mi ha detto: sai Paolo, minchia, se l'è menata. Vedi attraverso. Adesso Jake, ci penso se io, sei un uomo adesso plateale. Gli stampi un bacio in bocca a Paolo Noyes. Se sei un uomo vero. No, fa niente. Ce la lasciamo così. Vai, un destro vai, e siamo c'ho giù le mutande. Siamo dei pupi, non siamo c'ho dei già la minchia in mano, vai, stampagli un bel bacione in bocca. A proposito, vai. Scusa Marco, questa è una cosa interna fra di noi, ma Emilio zio è ancora lì seduto. Emilio zio c'ha tutte le date lì. Ah sì, sempre adesso quella canzone. Non lo conosci Marco. Gli piace l'ambiente. Gli piace l'ambiente. Sì, non so di che cazzo state parlando. Stavamo parlando di marmite. Ha interrotto tra l'altro un momento delicato dove stavamo stabilendo. Marco, ma dovevo farlo. Paolo è un fratello, gli voglio bene. Quindi non potevo lasciarlo andare così. Il concerto dei Dog è una delle cose più belle e straordinarie che puoi vedere. Una roba Ma lui è uno stronzo di merda. No, sono venuto qua a chiedergli scusa. Allora. Scusami, poi gli ho detto a sua moglie, ho detto ti invito allora martedì, non ci sono, sono a Ferrara. Ti invito lunedì, non passo. Ti invito ad aprile, no, vado a Miami. Allora vaffanculo. La Stefanina quando si incazza, si incazza. Allora adesso lui esce di qua e tu gli chiudi la porta in faccia così. Sì, sì. E siamo pari. Vai, un piatto di pasta. Comunque non è vero mai che gli ho chiuso la porta. Non è vero mai. Della merda. Ci vediamo a San Siro, ciao. Ci vediamo a San Siro. Ciao Jake. Jake. La prossima volta. Eravamo rimasti. La prossima volta tieni la porta col piede, che lui ci riprova. Ciao. Eravamo rimasti a che carburatore avevi sulla Vespa, Alisei? Quello della Vespa. Quale? Il suo, quello di non l'ho mai smontato. Il suo. Cioè, non hai mai smontato il carburatore della Vespa? Della mia no. Un 19 pari, un 20 pari. Marco, allora, quando io dovevo acquisire una Vespa, non mi preoccupavo tanto del tipo di carburatore quanto del tipo di proprietario. Quindi io mi avvicinavo alla Vespa da predare e se il proprietario era, diciamo, fattibile, predavo la Vespa. Questa persona. Io ti dichiaro guerra, mi dispiace Fabio, io con te non parlerò più per un po'. Siete monomaniaci. Marco, saremo monomaniaci. Non so come comportarmi con questo. Guarda, persona. Non voglio neanche più discutere con lui, mettiamo a fare i buoi, guarda, come se fossimo in ritardo e come se Summa stesse agitando le mani. Sì. Cioè così proprio. Grazie la sto inventando, la sto inventando. Grazie a Gigi, andiamo. Buonasera, va ora in onda Affari Buoi presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione. Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta? Chi è Amedeo? Sono Amadeus. Amedeo. Lei è la signora o il signore? Non si è sbagliato numero. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Ma vede chi è? Io non lo conosco questo nome. Siamo sul canale 1 di Vai 1. A me non mi interessa, non mi interessa. Brutta stronza, appena avrò l'occasione di passare sotto casa sua, le cagherò nel portone. E ora via con un'altra telefonata. Ma com'è che non lo riconosco? Pronto, buongiorno, sono Amadeus.
come sta? Bene, lei? In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Con Mauro. E allora facciamo un calorosissimo applauso a Mauro, che ha la faccia da cazzo di un dinosauro. Siamo sul canale 1 di Vai 1. Sì, sì, sono sintonizzato. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Bellissimo. Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente: come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo. Fedez. Ma lei è proprio un grandissimo figlio de una mignotta. Perché la risposta è esatta. Esatta. Grazie. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Tutti voi. Ora non butti giù il telefono, perché sarà passato al nostro centralino, che le chiederà i suoi dati per la consegna del montepremi di 40.000 euro. La saluto. Buona giornata. Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci al cazzo. E adesso via con un'altra incredibile telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Pronto. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Chi è? Come sta? Non capisco, scusi, ma lei chi cazzo è? Sono Amadeus. No. Ma chi cazzo ti conosce? Sono Amadeus. Ma scusi, lei mi chiama. Mi chiama a casa e mi chiede chi sono io. Chi cazzo è lei? Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai 1. Quindi, visto che mi sembra un tantino nervoso, le rifarò la domanda. Con chi stiamo parlando? Io mi chiamo Arnaldo L***ini. E allora salutiamo il nostro... Sei Michele? E allora salutiamo il nostro nuovo concorrente di oggi, Arnaldo, che lo prende in culo camminando. Michele, stai molto attento. In questo momento siamo in diretta TV. È pronto a vincere? Tanto impestato. Siamo sul canale 1 di Vai 1. Merda! Le chiedo di non buttare giù il telefono, perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi. Ma in diretta lo sta registrando. Porca p***a. Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzacur di Firenze. Tu spruzzi dal culo, figlio di puttana. No. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? L'ho visto e mi ha fatto cagare. Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto? No! Ti ho detto che mi chiamo Arnaldo Lo... E allora facciamo un applauso al nostro concorrente Lottini, che da giovane faceva i pompini. Ora vado dai carabinieri a denunciarla. Andiamo con la prima domanda. Guarda che mi stai facendo incazzare adesso. Andiamo con la prima domanda. Tiriamo giù il tabellone. Merda. No. Come si chiama il primo uomo che ha cagato sulla terra? Via col tempo. Si chiamava come quella zoccola di tua madre. La risposta è esatta. No. Lo so che sei te, Michele. Vedi cosa ti combino adesso. Brutto pezzo di merda. Sto venendo a prenderti a casa. Vuole salutare qualcuno. Vedi cosa ti faccio. Pezzo di merda. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata. Guarda, tra 5 minuti sono sotto casa tua. Vieni giù che ti ammazzo di botte. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai 1 con Affari Buoi. Vai a fanculo. Affari Buoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai 1. Buona serata, merda. Lo voglio, lo voglio, è fantastico, povero Michele le busca oggi. Ammazzo di bocca. Che giornataccia per Michele. Chi è Michele? Cari ascoltatori che ci ascoltate in diretta, ma anche in streaming radio, vi diamo un consiglio per partecipare al Vinci che hai vinto. Ogni giorno, verso le 14.55, mandate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105. E solo il più furbo giocherà con noi. Noi siamo... Veramente calda la situazione. C'è la Miami Music Week e poi Ultra Music Festival questa settimana, quindi ci sono le majorette. Ma no, che majorette, è pieno di gnocca comunque. C'è anche la nazionale stasera che gioca.
Sì, stasera gioca la nazionale. Poi è arrivata la Mazzucchelli a Miami. Ti dico solo questo, Fabio. Ah, direttamente da te, cioè si è stufata di comunicare via WhatsApp. Siccome non la facevamo entrare in radio, a Milano, ha deciso di venire direttamente a Miami. Di fare la carta verde e venire lì da te. Addirittura. Sì, adesso fa la green card a 10 anni davanti alla tua finestra finché non la fai entrare. Però questo periodo è molto bello per chi ama la musica dance, perché ci sono tutte le feste, tutti i DJ sono in città. Noi stasera abbiamo un evento che sono gli EDM Awards, è tipo l'Oscar della musica dance, quindi c'è Martin Garrix. Ma gli alpini ci sono? No, gli alpini non ci sono. Le maggioranze come vi divertite? Non ci sono gli alpini, ma secondo me qualcosa di neve c'è. Sì. Tanta neve. Io ti giuro, era ma almeno 15 anni che non ricevevo un messaggio in piena notte da una persona che non sento da 20 anni. Sì. Senti, tu che vivi a Miami, numeri cosa? Preso, bloccato. No, allora a me ha contattato uno che non sentivo veramente da 20 anni, che collaborava con 105, vendeva le serate, mi scrive: sono a Miami, hai per caso il numero di qualche puttana? Dice: guarda, mi sono sposato. Io imbarazzato non gli rispondo. A un certo punto ho il telefono collegato in macchina, sono in macchina con mia moglie, mi chiama finché rispondo: oh, ma sono a Miami, non so se hai visto il messaggio, c'hai mica delle puttane da... E dico: guarda, sono in macchina con mia moglie. No, quelle sposate no, ha detto lui. Cioè, ci sono dei locali dove puoi andare a divertirti, ci sono delle discoteche con le donne nude, c'è l'Eleven, e lui: ah, grazie, segno, mai più sentito. Non so se... Vabbè, si vede che si è trovato bene. Probabilmente c'è morto. Ha una certa, ragazzi, cioè, certa ora o certa età? No, una certa età. Età. Cioè, è anche un po' ridicolo quello che ha 60 anni di chiamo. Vabbè, ma viene qua, è un po'. Sai che ormai Miami è diventata un po' la Las Vegas. La nuova Las Vegas americana. Quello che succede a Miami succede anche in Italia. Lo diciamo in radio. Quello che succede a Miami lo diciamo noi in radio in Italia. Quello che succede a Miami lo racconta Mazzoni. Esatto. Quindi meglio Las Vegas ancora. Allora, ci sono un po' di storie, andiamo veloci perché sono tante. Tipo, questa mi ha fatto godere tantissimo. Questo pezzo di merda ha abbandonato 2 divani in strada. I vigili l'hanno beccato, ma sono stati dei grandi. Hanno preso un furgone, hanno caricato i divani sul furgone e glieli hanno buttati davanti alla porta di casa, facendogli anche una bella multa da 10.000 euro. Grande. Ma adesso che si avvicina l'estate, Marco, è un grande classico della gente che abbandona i divani in autostrada. No, non abbandonare un divano in autostrada. L'hai comprato di pelle e pensavi che sarebbe stato inverno tutta la vita. Quelli che prendono il pattume che hanno in casa e lo vanno a buttare nei boschi o nelle zone periferiche pensando che tanto non li vede nessuno, quelle persone lì sono veramente delle merde. Esiste un servizio, è anche gratuito, cioè basta veramente essere un briciolo civile, ma proprio un pizzitino proprio. Invece no, la gente butta la roba per strada, pensa: ma sì, tanto ci sarà qualcuno che verrà a prenderle, no? Non e abbandonare un divano in autostrada, ancora, perché poi il divano cerca di attraversare per tornare a casa e così si creano gli incidenti. Non abbandonare il tuo divano di pelle in autostrada. Fabio. Io comunque con te non voglio più parlare, te l'ho già detto. Abbiamo dei grandissimi ascoltatori che ci mandano poesie. Senti poesie questo sulle molle. Paolo, questo per me è te. PK50, carburatore 15-15, marmitta Leo Vinci doppia espansione a biella. Alleggerita, va bene. Minchia, Davide, provincia di Foggia. Ma il fatto che lui sia di Biella, che cosa deve... No, cretino, alleggerita. La Biella alleggerita. Biella alleggerita. Ma cos'è, una frazione? No, non sai neanche cos'è la Biella di un motore. No, ti prego. Biella, no, la Biella sì, quella della macchina a vapore, sì. Come funziona il motore a scoppio, Fabio? Ti prego, un secondo. C'è il cilindro. C'è il pistone. Dentro il cilindro c'è il pistone e viene mosso da... C'è il pistone da questa roba, questo si chiama Biella, okay. Che è quella... Che è un braccetto collegato a un disco, che il disco gira in senso tondo, non è un cerchio. C'è un coso tondo che gira. A questo coso tondo è attaccata la biella che trasforma il movimento. Sta morendo per la seconda volta Enzo Ferrari. Il signor Watt. No, scusa, permettimi di semplificare perché non voglio scendere troppo nel tecnico. Stai un po' troppo semplificando, sì. Allora, c'è un coso tondo. Come avviene lo scoppio? In cima al cilindro c'è una roba che imbutta dentro, che vaporizza o butta dentro. La candela. La candela si accende.
dai no, lati. Non si accende la candela. Si dice buonasera, cazzo, questo qua è 5 anni si impara. Si accende la candela, si dice buonasera. Cosa dà corrente alle candele del motore? La batteria della macchina, la batteria. No, c'è qualcosa in mezzo, No, allora, ci sono i due buchi, c'è il buco da cui entra la benzina. La candela si accende, fa scoppiare la benzina e la detonazione spinge il pistone verso il basso che fa girare la biella che trasmette il movimento all'albero motore che fa girare le ruote. Sì, ma c'è un apparecchio che dà la scossa alla scossa. L'apparecchio non si mette più, adesso mettono il bite dai 12 anni in poi, non mi rompere i coglioni. Che bello che non sai un cazzo. No, di questa roba qua. Tu non sai cos'è uno spinterogeno, ma va. Lo spinterogeno è quello a fare con tutti i fili, quella roba che sembra un cazzo. Quello che si stacca quando nei film d'azione non vuoi fare. Ma non c'è più adesso. Inseguimenti. No? Non c'è più adesso lo spinterogeno. Dipende dalla macchina, dipende. Non lo so, io nella mia non l'ho trovato. Ci sono, poi ci sono motori con iniezione Elena. C'è Elena. Iniezione Elena, a me faceva iniezioni da piccolo. Lei ha avuto un piccolo inizio di tubercolosi. Veniva questa infermiera grassa. Sì, 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 ho 12 anni e ho avuto la tubercolosi. Allora, sei DJ Tube. DJ T, sì, sì. E poi c'è la bocca che è importante. No, la bobina. La bobina, va bene. La bobina. Un rotolo di filo. È un rotolo di filo. Ma come hai fatto a fare la patente? Come hai fatto a dartela, scusa? La patente non devi mica sapere i pezzi del motore. Sì, certo devi saperlo, certo. Sì. Allora, sì. Quella nautica, anche quelle. Scusa, barche. Non è colpa mia se ci sono arrivato col ragionamento. Ma vai, hai fatto i quiz, belle fatte. Madonna. Ci sono arrivato riflettendo, Marco. Alla fine sono portata di persone intelligenti. Allora, si dice sempre che a Voghera ci sono le casalinghe. Le casalinghe. Allora parlo con gente diversa. Abbiamo Angelica da Voghera che vuole giocare con noi al Vinci che hai vinto. Wow. Non dire niente. Scendi dal palo secondi. Della Puccioni. A sedere inizia il gioco di stronzate, a noi ci piace così. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Un po' di messaggi. Uno dice comunque le discariche non danno una mano. Io che solo il furgone non mi fanno entrare. Madonna come scrivi. Ma ragazzi non si butta la roba per strada. Le discariche non aiutano, fai come Alisei, indossa la tua roba. Esatto. Cioè, fino a che non si dissolve si atomizza da sola. Ma poi tutti i comuni hanno un sistema che te metti in strada, cioè prenoti, metti in strada col cartello e te li vengono a prendere. Lo fanno anche pensare a Miami, che è una città che non ha senso. A Miami vengono a prenderli anche se non vuoi. Cioè anche se non vuoi, ti bussano. Uno scrive, senti che bello Paolo. Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, Vespa 50 Special con 130 polini, bello. Carburatore 26, marmitta Marri artigianale. Madonna, le marmitte Marri. Chi ci crede che questa ha messo 130 polini su una Vespa? È grossa così, quanto è grande un polino? Mamma mia. Senti un po' Mazzoli, NSR bianco, cerchi fucsia, motore Honda 180. Ma che frociata, cazzo, la Big Bubble si chiama. Pistone monofascia da competizione Arrow come scarico. Ecco. Pensa che quella colorazione di NSR è introvabile. Ma questo sì, è da Bulicio. Ma ce l'hanno lui e Barbie. Ce l'hanno da Big Bang. Ma dove vai con le ruote fucsia? Oh? Ma vai a cagare. Ascolta, tu entravi a Begato con le ruote fucsia e uscivi fucsia. Sai che te ne mollo uno che ti sta qui dentro? No, non hai così tanti soldi. Non ti preoccupare. No, non ti azzardare a rompermi i coglioni sulle moto. No, ma hai la ruota fucsia? Ma! Mamma mia, Fabio. Paolo ha fatto la ruota fucsia. Magari, ma guarda che c'ha ragione. Paolo. Anche l'Aprilia aveva fatto la moto con le ruote fucsia. Anche Einstein è stato bocciato di matematica. Non è vero. Non è vero, una stronzata, sono dicerie. Non sai un cazzo, oggi non sai un cazzo. Lo diceva anche il comandante del Titanic. Oggi lo possiamo veramente mettere all'angolo, non sa un cazzo. Lo diceva anche il comandante del Titanic. Sì, certo, va bene, dai. Poi guarda com'è finita. Abbiamo una sporcacciona da Voghera, abbiamo Angelica. Buongiorno Angelica, benvenuta allo zoo. Ciao Marco, ciao Angelica. Senti Angelica, hai una voce pazzesca tra l'altro. Angelica, ma io e te ci siamo già conosciuti. Aia. Ah sì? Ale, minchia, altri altarini. Oddio. Oddio, cosa è successo? A Voghera. Il giorno che sei venuto per la drag race all'aeroporto di Rivanazzano. Aia. Porca miseria, quanti anni fa? Parecchio, parliamo di almeno 15 anni fa. Lingue? Vi ha fatto lingue? No, io ero il soccorritore che sono venuta a chiederti i dati preventivamente quando sei salito sulla macchina. Ah, ecco.
Porca miseria, quindi non c'è, però... stato, c'è stato uno sguardo, almeno uno sguardo ma pungente. Sì, Marco, te la ricordi? Mi hai detto, oh, sei venuto quel soccorritore lì, troppo simpatica. Mi ricordo che abbiamo avuto questa conversazione io e te. Ma abbiamo scambiato degli sguardi così, un po' provocanti? Sì, oppure... tu era più un baffo. Era un baffanculo il mio, sì. Marco. No, scusa Angelica, ora non vorrei sembrare un porco, però ci dai il tuo indirizzo Instagram così vediamo se mi ricordo. Di te. Se mi ricordo. Se è papabile la però Angelica, no, a parziale discolpa della scortesia di Marco, che magari non è stato così. No, devi considerare che lui magari non è stato scortese, essendo lui leggermente strabico, a volte sembra che ti guardi male, in realtà è proprio il suo sguardo che si incrocia e quindi viene spesso frainteso. Allora, mi hanno spiegato che è la telecamera del computer che mi sbolla, capito? Sì, l'ha detto anche Michel Musica. Dai, vai, com'è Angelica? No, non ce l'ho, ho Facebook. Non ce la posso fare, niente. Giochiamo che è meglio, mi hai già fatto scendere tutto. Davanti a un altro, davanti a un altro, il gioco dell'inculata. Allora Saccagna, scusa Angelica, un attimo perché sto leggendo dei messaggi. Abbiamo degli ascoltatori che ci stanno facendo arrapare. A me Paolo, noi maschi alfa del programma. Che vi arrapate. Ciao Marco, ho un RD500. Cazzo, fatti vedere. La Yamaha. Che bella. Ma come si diagnostica? Un due tempi. Due tempi, cioè prima te ne accorgi e poi muori. Sì. Poi c'è un altro ascoltatore, Andrea da Orvieto, che ha un RD350 espansioni Giannelli cilindro lavorato. Si vede che gliel'ha attaccato lui, perché hanno tutte e due l'RDS. Chissà chi l'ha attaccato. Scusate, se uno vi sussurra una cosa così, tipo 175 Pinasco a canna cromata, voi vi eccitate. Carburatore 23, volare in carbonio. Dipende su dove è montato, perdonami. Perché il 23 è come lo usi, non è? Ragazzi, negli anni 80-90 facevano dei lavori sulle Vespe che erano incredibili, volavano, decollavano. Che figata. Lo fanno ancora. A volte sparivano, quelli erano i lavori che facevo io. Quelli sei tu. Facevo i lavori tu. Che le Vespe sparivano. Lo fanno ancora adesso. Angelica, attenzione, il nostro co-conduttore Paolo Noyes ora ti spiegherà come funziona il gioco. Potresti vincere. Prima ti rutto in faccia, per il senso proprio di stesso. Potresti vincere l'oggetto per bravi ragazzi e ragazze, ovviamente. Certo. Fucsia, però, ecco loro. Allora, Saccagna, io ti faccio la domanda, ti do due possibili risposte, mi devi. Ma no, mi hai sputato in faccia! Sì, perché c'ho voglia. Allora, quale cazzo è il problema? Come stai io? Paolo, Cagiva C10 con blocco 180, carburatore 24, marmitta artigianale totale dalla velocità di 245 km/h. È ancora vivo per iscriverci, scusa. Sei il mio eroe, Matteo! Matteo da Isola della Scala, sei il mio eroe. È un po' troppo, sì. 245 magari all'ora. Qualcosa sui freni la farei io. Allora, attenzione, come ti dicevo, ti faccio la domanda, ti leggo le due risposte, mi devi ripetere la risposta che ritieni esatta. Partiamo con te. Okay. Si prende un braccio da un dito, fist fucker. No. www.fumagazzi.it la seconda. No. Sbagliato. No, sbagliato. Va bene. Insomma, devi ripetere la fist fuck. Sì, ma devi ripeterla. Non devi dire sponsor, devi solo ripetere la risposta giusta. Dai, ripariamo, non l'ha capito. Male. Anche se lo sponsor mi è piaciuto, devo essere. Sì, comunque a giovedì ancora non siamo riusciti. Si prende un braccio. Se non sbaglio ha detto www.fumagazzi.it, giusto? No, ragazzi, cosa sta uscendo della Fumagazzi, ragazzi? Il fumacazzo. No, ma l'hai visto, no? Io l'orologio. Il Levinsky sta uscendo. Mamma mia. Vabbè, comunque allora, si prende un braccio. Ah. No, niente, sto sbagliando io. Si prende un braccio da un dito, fist fucker. Brava. Si insinua di notte fra le coppie. Appetito sessuale scorreggia. No. La scorreggia. Un'idea che può far svoltare. Geniale. Bucarsi. Ma no, ma che idea. Bucarsi. Ma quale idea? Si va in piedi, monopattino, papa mobile. Papa mobile. Ci si ammazza da adolescenti. Sega, scooter senza casco. Sega. Dodo, gioielli, animale estinto di merda.
Come un animale estinto di merda. E celebra il suo urlo, Munk vergine. Vergine. Non fa primavera, rondine Luciano Ligabue. Perché? Vedi, rondine. No, no, era giusta, no, era giusta, era giusta. Allora andiamo, vai dritto, vai dritto. Appeso al muro in tutte le scuole, babbo di minchia è crocifisso. Babbo di minchia. Bravo. Si può fare a secco, muretto anal. Anal. Bravo! Bravo, ce l'ha fatta. Nonostante l'incapacità di Antonio Summa, ce l'hai fatta. Allora, giusto perché io non mi ricordo di te e tu non mi dai la possibilità di verificare se mi ricordo di te o meno, mi sento comunque in dovere di regalarti un Fumagazzi. Ti regalo un Fumagazzi, un bel figo. Cos'è che è? Fucsia, colore fucsia. Fucsia, fucsia, sì, che poi è rosa alla fine. Ti piace? Va bene? Va bene. No, okay, va bene. Scusa, guarda, accetti. Perché me l'hai regalato te, sarà il regalo migliore. No, però scusa, Marco, scusa. Mi lasci con questa curiosità, questo dilemma. Porca troia. Scusa, ma la colina. Allora, no, colina, rosa no. Non è fucsia. Un conto è rosa e un conto è fucsia. Non vabbè, confondiamo cagari. I due colori. I mamma, non rompere i coglioni, dai, non rompere il cazzo. Due colori diversi. Senti, Angelica, ti mandiamo anche il kit di Radio 105. Così, ma giusto per curiosità, ci dai il tuo indirizzo Facebook? Così magari dopo. Ma c'è ancora ma l'applicazione? C'è ancora, sì. Esiste ancora l'applicazione? Non riesco credo. A entrare. Credo, non so. Vai, com'è? Com'è? Blu? Angelica e il cognome Washington. Washington. No, vuoi anche il cognome, così fanno tutti. Cairo. E Angelica? Ah, Cairo. Egiziana. Mm. Ah, ma tuo padre c'ha una televisione, una casa un giornale. Editrice. E per caso no, Cairo di Torino. Tutti mi chiedono se sono parente del presidente del Torino. Non sei parente. Va bene, niente. No. Allora, facci una promessa, noi ti mandiamo il Fumagazzi, però tu cerca di evolverti e magari passare anche su Instagram, eh? Già, va così. Bene, in realtà non lo uso più, ma l'ho chiuso, non lo uso ai più. Ai ai, questa è una brutta premessa, brutta premessa, grande delusione. No, voi noi prendiamo un sacco di soldi per promuovere Instagram, se tu dici guarda. Così in diretta, gli sponsor. Ma chi? Anche Zuckerberg, vai a fare in culo, faccia da coglione, hai visto? Si può fare. Possiamo mandare Zuckerberg. È una merda. Vai, possiamo andare via questa persona. Mi ha stufato. Poverina. Un bacio Angelica. Ciao, ciao tesoro. Angelica. Grazie mille. Ciao. È bello che scrive la zia. La zia del centralino prima mette il nome Angelica da Voghera per il gioco. Sotto ai. Cosa? Ai. Stupida. Altarini. Stupida. Quanto le voglio bene la zia. Cosa vuoi? No, cosa? Dice, quanto? Sei fastidioso. Non posso voler bene a una nostra collaboratrice. È impossibile non voler bene alla zia. È una persona meravigliosa. Bravo, sempre piena di buon umore. Bravo. Avete letto della signora che ha ereditato una casa del valore di 1 milione di euro dai suoi genitori e quando è andata per vedere in che condizioni fosse la casa ci ha trovato dentro degli squatter, cioè gente che gliel'ha occupata. Lei con in mano il titolo di proprietà ha chiamato la polizia e la polizia ha arrestato lei. Cioè, ma ti rendi conto? Beh, però Marco, scusa, abbi pazienza. No, Marco, un cazzo. A parziale discolpa degli squatter. Ma dove squatter, è questo, scusa? Tu non puoi arrestare uno squatter mentre è lì che si piega sulle gambe. No, veramente, in Italia. Sto scherzando. Sì, in Italia è successo. No, dai, non può succedere una cosa del genere. A me non è successa la stessa roba, più o meno. No, ma erano due modelli nell'Airbnb. Cosa vuol dire? No, questa roba deve finire. Se io sono proprietario di un immobile, tu me lo occupi, tieni di andare fuori dai coglioni subito. Allora, guarda, ve la leggo la notizia. Vai. Perché ce l'ha girata la chicca. Dice: sì. Una casa da 1 milione di euro ricevuta in eredità dai genitori. Una grossa fortuna che si è presto trasformata in un incubo per Adele, una donna di 47 anni arrestata per aver tentato di cacciare gli inquilini abusivi che si erano stabiliti a sua insaputa nella sua proprietà. Cioè, hanno chiamato la polizia, non so se lei o gli inquilini abusivi. Pure. La polizia è arrivata e hanno arrestato lei. Cioè, qui siamo alla follia, ragazzi. Sai totale. Che se magari la denunciano, queste qua, poi lei gli deve pure lasciare la casa. C'è la chicca che vuole dire qualcosa. No, è successo in America, però. Non in Italia. Allora va bene. Allora hanno ragione gli squatters. No. Che sono persone belle. La signora è una Karen di merda. No, ma perdonami, però è successo. Fai un po' di ricerca, perché è successo una roba simile anche in Italia. Era la stessa signora, tra l'altro, che ha ereditato anche una casa in Italia. No, siccome l'ho vista su Instagram, era su un giornale, adesso non mi ricordo.
ricordo quale. Prova a fare ricerca, perché c'è una signora a cui è successa più o meno la stessa cosa. La polizia era italiana. Sì, tu non puoi entrare in casa e sbatterli fuori, perché sennò passi dalla parte del torto. Comunque, ma me l'ho già raccontato mille volte. Io, per buttare fuori due abusivi che avevano preso possesso della mia casa senza neanche pagare l'affitto, ho dovuto assoldare due brutti ceffi che insieme a me la mattina presto li abbiamo buttati fuori con forza, pugni, calci, scarpate, insulti in inglese. Che bastardo perché... che sei, la sera prima non è successa sta cosa. Certo. La sera prima stavo picchiando il tuo vicino di casa. Madonna mia, ti ricordi? L'errore di chiamarci quando eravamo a fine pasto, a fine cena con già gli Averna finiti. Io, Paolo, no, quello è il mio vicino di casa. Allora che scassiamo. Ma che scenaccia, ragazzi, che roba brutta. Oddio mio, il più grande cagasotto però di tutti, Luca Alba. Sì. Luca Alba è rimasto in punta di piedi in un angolo a insultarli a distanza, e quando sono andati via ma perché è andata bene, dai, Luca lo sa che non può farlo, perché lo rimettono dentro un'altra volta. Sai che quelle mani sono armi, Marco. È vero, è pesta come un fabbro. Vero, lui ha paura di far male alla gente ed è per questo che le prende sempre. Comunque tu non lo sai, Fabio, ma quando noi siamo in onda e tu magari esprimi un parere politico, sappi che io automaticamente ricevo un messaggio insulti, bestemmie, la qualsiasi da Luca Alba che ti odia a morte, sotto quel punto di vista lì. Va bene, allora, tra l'altro stavo leggendo che parte l'Isola dei Famosi, la nuova edizione. Wow, che voglia di vederla. No, non ho capito chi cazzo sono gli opinionisti. Allora, chi è Sonia? A me spiace molto perché avevano una bella opportunità. L'ex moglie di Paolo Bonolis. Ah, che cazzo c'entra opinionista? Fa l'ex opinionista. No, lei ancora moglie faceva sempre comunque fa l'opinionista da tempo. E programmi. Dario Maltese chi è? Dario Maltese. È uno bianco di no, peli. È un cagnolino piccino così. È un giornalista Mediaset. Wow. Sarà fortissima. Ma perché l'opinione dell'ex moglie di Paolo Bonolis dovrebbe essere rilevante? Ma lei è già opinionista Mediaset. Ma cos'è che poi perdonatemi, io a parte che lo amo la follia perché è una persona straordinaria. Alvin, cioè non puoi sostituire Alvin con la Casalegno. Dai, stiamo parlando di due mondi. Cioè quello è il suo programma, è Alvin. Cioè ormai è quello è il suo ruolo, ma forse è lui che non l'ha voluto fare, non lo sappiamo. Non credo, non lo so. Aveva già comprato delle camicie bellissime. Però io ieri, Paolo, te lo dico in anticipo. Io ieri stavo, siccome dovevo fare regia a una diretta da un locale ed ero in radio da solo, ho preso tutto il materiale, tutto, dal giorno in cui abbiamo saputo che andavamo al servizio fotografico, tutte le cose che non ho mai pubblicato, e ci ho fatto un mega recap di tutto quello che abbiamo vissuto. Sono quella persona lì. Sì, sei tu Paolo. Allora io devo dire che riguardando i video del pre, cioè tu non sei tu, è un'altra persona. Io sono, allora ragazzi, sono uno dei Beatles. Sì. No. Paul McCartney. Io sono morto insieme a Paul McCartney, sì. E però continuano a sostituirmi e non faccio tempo ad affezionarmi alla vita che mi danno. Certo. Infatti forse quest'anno mi cambiano ancora, quindi vi abbraccerò forte verso fine stagione. Sì. È un po' lungo, ma si può pubblicare un video di 10 minuti? Perché c'è veramente su Instagram, su YouTube puoi pubblicarlo. No, sì che puoi su Instagram, credo di sì. No. Adesso non so quanto sia. Ma non hai il tono della sintesi, cioè la capacità. No, perché c'è tanta roba, tantissima prendi roba. Prendi soltanto gli highlights. Fa la puntata. Ma mettilo su YouTube. Ce l'avrai tu, sei tu che hai scopato con le sporcaccioli. Per quello che muoio e alla fine devono sostituirmi, capito? Tu, si può pubblicare un video? Sì, se lo pubblichi come post puoi farlo. No, 10 minuti non credo. Ma poi non lo guarda nessuno 10 minuti su Instagram. Sei fuori. Che palle, che mettilo siete, su mamma. YouTube. Mettilo su che cazzo vuoi, no? Voglio metterlo lì. Allora mettilo, via, lo vuoi mettere, mettilo. Vediamo, faccio una prova, dai, intanto mettiamo la scenetta, perché questa scenetta in realtà non parla di quell'azienda lì, quella col topolino, con Paperino, però un po' la ricorda, perché la stessa azienda, quell'azienda là, ha fatto degli errori madornali e ne sta pagando le conseguenze. Perché esagerare col politicamente corretto, purtroppo, ha fatto un po' girare i coglioni a milioni di persone che fino a qualche tempo fa erano fan, no, di questa azienda, perché ci ha fatto sognare, ci ha raccontato storie straordinarie di fantascienza. Però arrivare al punto veramente di storpiare tutto li ha portati a perdere un fracco di soldi in borsa, nessuno va più a vedere i film al cinema, e quindi abbiamo voluto raccontare un po' quello che è il meccanismo di Mediaset che avviene che avviene Radio Mediaset. Ecco, Radio Mediaset. Sentiamo.
la tana delle idee, la Film per Famiglie Corporation, la famosa holding che da oltre 100 anni porta gioia e animali parlanti nelle vostre case, lavora instancabilmente per produrre un nuovo capolavoro, inclusivo, solidale e politicamente corretto. Anzi, correttissimissimo! Dunque, meraviglioso team di creativi mai citati nei titoli di coda, avete pensato a qualche nuova idea che faccia scannare la gente sui social, tipo Hulk con la fica e Biancaneve del colore sbagliato? Perché ricordate, il nostro motto è... politicamente corretto! Anzi, correttissimissimissimo! Bravi miserabili, sentiamo un po', uno a caso, Dickinson... E che cazzo? Sì, capo. Ho passato diverse notti insonni ed ho buttato giù qualche idea. Tipo, rilanciamo la serie di Miley Cyrus. Ma ci focalizziamo sul fatto che ora è adulta e emancipata. Cioè? Senta il titolo. Anna Buttana. Ma sei serio? No. È lo Xanax che parla. Infatti la vera idea è un crossover tra il mondo di Cars e le Kardashian. Senta qua, The Cars Dashan. Sto schiacciando. Ci siete cascati, infatti ce l'ho. Una mossa di marketing per farci dare un sacco di soldi dal gruppo Stellantis. Soldi uguale love. Ti ascolto. Kung Fu Panda. Ma scusa Dickinson, Kung Fu Panda esiste già. E qui ti volevo, questa volta Panda è la macchina. Abbiamo anche ricreato la sua voce con l'intelligenza artificiale. Sentite. Peppe. Sì, Peppe, tipo Wally. Simpatico, eh? Suonerie dei messaggi, TikTok. Mi serve un'aspirina. Bernstein, vai tu. E per cortesia, niente benigni e carri armati. Sì, capo. Ho trovato un modo per essere davvero inclusivo, rivolgendoci alle persone che si sentono diverse da come appaiono. Non avrai di nuovo riciclato l'idea dei Transformers con i robot operati con le tette meccaniche? Certo che no. Sentite, rifacciamo Spirit Cavallo Selvaggio, ma questa volta con un'iguana, eh? Tu non mi avrai così. Quindi sarebbe Spirit Iguana Selvaggio, giusto? No, il titolo rimane quello. Solo che Spirit è un'iguana che si sente cavallo. Ma perdonami, Abram, non voglio sempre fare la guastafeste, ma chi cavalcherebbe un'iguana? Ci vuole una persona molto bassa, leggera, magari un nano, quello di Game of Thrones, o uno senza gambe, che ne so, Pistorius. Perfetto, è appena uscito di galera e ha bisogno di lavorare. Pippo, chiamalo immediatamente. Ma no, da baseball, capo. Capo, l'abbiamo già scritturato per la biopic su Fred Astaire. Chi? Il ballerino di Tip Tap. Pistorius. Sì, capo, è stata una sua idea, ricorda? Politicamente corretto, anzi correttissimissimo, no? Sì, ah, un po' troppo. Giusto. Allora fanculo, Bernstein. Ma come? Poverino. Capozza, pensaci tu a regalarmi un happy ending come se fossi una massaggiatrice cinese. Questa volta sarà entusiasta. Oggi ci pensate a Frozen? Sei già sveglio, pure dormi. Ma questa volta li facciamo tutti maschi e ricconi. Tutti? Anche il bisonte? È un alce, capo. Comunque sì, tutti ricconi. No? Bello, Ok, mi piace. Tanto Elsa è già risaputamente una frigida lesbicona. Vai avanti. E vai avanti. Capo, E lei è sempre Frozen. Non è che ci pensate proprio alla trama ad hoc, che lei. Ma scusa, capozza. Va bene essere arcobaleni, ma qui rischiamo la denuncia per incesto. Genio! Delicato e incredibilmente funzionante. Però manca Olaf. Dov'è Olaf? Cosa stracazzo fa Olaf? Ah, giusto. Il pupazzo di neve. Magari questa volta invece di avere la carota come naso, potrebbe avere la carota nel culo. Simpatico, no? Capozza, sinceramente, non credo che... Bellissimo! Voglio quella checca isterica di Elton John per fare Elsa. No. Tanto ha sempre fatto belle canzoni per noi. Ci prendiamo sicuramente altri 19 Oscar. Kowalski! Trailer, capo.
No, questa volta voglio Anzi correttissimissimo. Mamma mia, ma chi è sto genio? Chi è il genio che ha fatto sta canzone? Oh, credo che sia Capozza o Kowalski, uno dei due. Questo è lo Zodi 105, il programma che è sempre in ritardo sulla messa in onda della pubblicità. Vero Mazzoli? Noi siamo lo Zodi. Le prove. Ho le prove che Michael Jackson non è morto. Ce l'ho. Siete pronti? Sì, stavo per dirti qualcosa, ma Paolo non ha acceso il microfono. Ah, aspetta un attimo, eh. Allora, pronti, abbassa un attimo la musica, un secondo. Vado, vai. Senti che inglese, I was yes. My Wender. Chi è, scusa? Wender canta così in inglese. Scusa, chiama Wender un attimo al telefono. Fallo tu, Marco, direttamente. Wender, mi canti un attimo Michael Jackson. Canti Billie Jean, per favore. Billie Jean. Wender, aspetta. Ti risponde subito. Guarda che Wender è. Sì, sì, canta così lui. Sì. Mi deve spiegare le canzoni, è una roba meravigliosa. È presente quello che fa? Vediamo se squilla. Forza, di là che fa scherzi a persone defunte. Che cazzo vuole Luca Alba? È un continuo. Sì, non c'è niente da fare. Sai, è un capitalista, non ha niente. Luca Alba. Zitto a me. Che cazzo vuole? L'ho anche difeso. Sì, appunto. Non mi risponde Wender quella merda. Starà registrando. Starà lavorando, Marco. No. Come no? No, è la delusione. No, che delusione. Che delusione. Enzo, dai. Ma forse non conosce il numero. Ma che dici? Non l'ha memorizzato. Dove ci rimane male? Ti immagini? Vabbè, comunque Wender canta così. A scan of fire. Sì, lui c'ha solo. Eccolo. Sì. Enzo. Dimmi. Mi fai una cortesia? Mi canteresti una canzone di Michael Jackson? La strofa di Billie Jean. La strofa di Billie Jean, come fa? Vai. Billie Jean, Skafansky, Skanafer, when they say you never want, no dance, let's go in the round. Ok, grazie. Un altro, aspetta. Thriller, vai. Just be the thriller night. When I send a scan, I can't be in front of right. Ma sei in diretta, no? Sì, no, figurati. Vuoi un'altra? Vai, sul carico. Sì, this is the rhythm of the night, quella di Corona, vai. Ah. This is the rhythm of the night. Oh, right. Oh, yeah. Skin up on right. Ma perché skin up? Cos'è skin up on right? Il test. Grande, sei un grande. Grazie. Ciao, ragazzi. Oh, quando hai voglia di venire in onda a cantare due pezzi. Ah, vieni, ci prepariamo le basi. Farebbe piacere. Aspettiamo. Ok, va bene. Ok, ciao Enzo. Ciao. Gli facciamo fare Bad, che è il suo cavallo di battaglia. Serve tutto Wender compilation, ragazzi. Sì, subito. Proprio tutto no. Abbastanza Wender compilation. Wender compilation subito proprio. Ci quasi vuole tutto. subito. Allora domani la facciamo. Allora la chicca dice che ha fatto un po' di ricerca. È pieno di casi simili a quello che mi ha raccontato. Non ha trovato quello lì specifico. Io adesso ci metto un attimo. Devo fare le mie ricerche. Un attimo solo. Ci metto un alieno che ha occupato una casa con il microchip. No, vabbè, ma succede. Ma in televisione le fanno vedere. Sono dei programmi anche specializzati su ste robe qua. È un continuo. È una roba allucinante, imbarazzante. Ragazzi, mi fa strano che succede in America, perché in America fino a poco fa, o almeno in Florida, se uno ti dà lo sfratto e entro tre giorni non te ne vai, arriva lo sceriffo, che fa ridere, però arriva lo sceriffo e ti butta fuori di casa. Partendo dal presupposto che non conosciamo bene i dettagli della notizia, ma se questi erano lì, anche avessero occupato la casa, lei è appena andata quel giorno lì per prenderne possesso, chiaramente è diverso da una casa occupata da te. Non no, magari la signora si è messa a sparare in aria o gli ha preso a calci le finestre o ha dato di matto. Possono averla arrestata perché ne so, per resistenza. Perdonami, in casa mia io posso sparare dove cazzo voglio e dar di matto quanto voglio. È casa mia, è la mia proprietà. A parte sparare, ma non ha sparato, dico. Non lo so, magari ha fatto delle intemperanze, cioè magari l'hanno portata via perché ha sbroccato, che ne sai? Cioè non è che l'hanno arrestata perché voleva casa sua. Ha cambiato semplicemente la serratura. Di casa sua. Cioè lei è arrivata, ha cambiato la serratura e se n'è andata. No, e poi lei ha chiamato è arrivata, la polizia. Ha visto che c'erano delle persone dentro che vivevano già da un po'. Ha cambiato la serratura. Loro hanno chiamato la polizia ed è stata arrestata.
È stata arrestata. Dai, ma siamo alla follia. Allora è strano, ragazzi. Sì, effettivamente. È strano. Siamo alla follia, alla follia. Forse ci viveva la polizia in quella casa. L'ha fatto mentre pestava i loro figli, però. Esatto. Con un cucciolo di panda in fiamme. Sì. E allora a quel punto. Vabbè, parliamo di porno, va, che bravo. Comunque, abbiamo il più grande. Scusate, sì, dici. No, che dice che a New York c'è una legge che dice che dopo 30 giorni di occupazione degli abusivi sono da considerarsi dei veri e propri inquilini. Ma se non pagano l'affitto. Io ve l'ho detto, voi non mi credete, ma lo stato di New York è veramente alla frutta. È strano. Cioè, è proprio alla frutta. Strano. Ma è una roba, siamo arrivati a dei livelli di l'usucapione di dopo 30 giorni. 30 giorni di occupazione. In Florida invece tre giorni, occupi una casa per tre giorni, più di tre giorni dopo che hai mandato c'è un documento apposta da compilare che consegni anche alla polizia, se dopo tre giorni non sono usciti di casa li sbattono fuori, oltretutto vengono segnalati, Paolo la sa sta roba qua, e entri in un circuito dove nessuno ti affitterà mai più la casa. Poi se non sbaglio ti mettono una croce di vernice sulla porta. No, no, allora no. È un'altra usanza. Devi consegnare il primogenito. Capite quando vi dico che non puoi dire l'America. L'America è talmente diversa da città a città, da stato a stato, un po' come l'Italia. È come, no? Il Piemonte, dai. Ma no, che il Piemonte, cioè, l'Italia. Torino, noi siamo diversi in ogni regione, in ogni città, in ogni provincia. Mangiamo cose diverse, abbiamo culture diverse. Come il Piemonte, come il Piemonte. È ancora questo Piemonte. Vabbè, ci colleghiamo con Remo Girabella. Perché c'è anche il Piemonte oggi? Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà. La zoccola. Una ragazza intraprende le orme del padre nella riparazione delle calzature in un quartiere periferico. Ma scopre che quando ha in mano una scarpa maschile non resiste e deve farsi chiavare dal primo che entra in negozio. Però un po' lineare come trama. Azione, si chiava. Pronto? Pronto, salve, sono Remo Giramella, sono un regista di Film Arda. Lei è un artigiano che si occupa di riparazioni di scarpe? È uno scarpolino? Sì. Sì, salve, sì. Scusi se la disturbo, sono molto veloce. Volevo fissare un appuntamento per venire da lei. Siccome io sono in zona che sto girando delle riprese di un film, vorrei affittare una location che sia allestita appunto in modalità calzolaio. Mi costa di meno che crearne una in studio, sostanzialmente. Sì. Eventualmente possiamo fare due chiacchiere. Io ho a disposizione un discreto budget da offrirle per fare due ore di riprese, oscurando le vetrine, lontano dall'orario di apertura, ovviamente. Allora, in questo momento no, siamo un po' tipo, cioè un po' di casino, diciamo così. Bene, meglio. Sono, sì, però... sì, ma è meglio, perché le spiego, le vado un po' cerco di essere sbrigativo così non le rubo troppo tempo. La nostra è una produzione hard, quindi fondamentalmente a me serve un angolo dove ci siano molte scarpe ammucchiate e l'attrezzatura tipica della persona che ripara le scarpe, per mettere l'attrice principale contornata da questi ragazzi dove devono fare del sesso. Fondamentalmente devo fare una pecorina e una doppia anale, quindi mi serve un balcone dove la ragazza stia sdraiata e venga inculata dagli attori. Noi siamo una produzione seria, cioè tutti quanti guardate i porno ma non volete farli girare, non capisco. No, ma ha ragione, però non mi sembra il caso, davvero. C'è una pudicità estrema nei confronti della produzione d'arte. Questa cosa mi duole perché sono un grande professionista, quindi cosa le devo dire, non posso insistere, la location è sua. Ma volendo potrebbe affittarmi le scarpe e la giro da un'altra parte. No, le scarpe non le posso affittare, davvero. Ma perché io praticamente vengo lì con un furgoncino, carico tutte le scarpe, faccio quello che devo fare da un'altra parte, davvero. Non è che gli scopano le scarpe, mi perdoni, gliele do come me l'ha consegnata, attenzione. No, ma niente, no, davvero, arrivederci. Non mi vuole aiutare, insomma, per questa operazione. Pronto? Buongiorno. Pronto? Niente. La cosa, che stai boccheggiando con un cazzo, non vedi che io sono in pieno dramma, cazzo, non riesco a trovare. Ma c'è una chiusura mentale in Italia che è devastante. Guarda, mi ha messo anche giù la cornetta. Una maleducazione che fa schifo. Sì, ha ragione il regista. Brava, c'è anche un leccaculo oltre che un leccafine. Chi è sta gente? Sono Remo Giramella, che fa della cappella, sono un regista di Film Arda, mi perdoni se la disturbo, sto cercando. Lei si occupa della manutenzione delle calzature? È un calzolaio? Sì. Sì, salve, mi scusi se la disturbo. Sono qua sul set che sto girando. Siccome sto girando questo film che si chiama La Zoccola, inteso come un po' a metà fra la ragazza a cui piacciono i c***i
pupazzi e la ragazza che ripara gli zoccoli. C'è questa metafora. Sto cercando una location per girare delle riprese di questa produzione in cui mi serve un angolo allestito con le scarpe, appunto per fare questa scena di doppia anale in cui lei ciuccia un cazzo e prende due cazzi in culo. Però questa scena va girata in mezzo delle scarpe. Abbiamo un discreto budget per fare questa produzione, le occuperemo due ore in negozio. Poi è interessante. Solo se mi fa fare l'attore pure a me. Guardi, questo purtroppo non è possibile. Noi siamo una produzione seria, non è che ho delle prostitute, quindi non credo che lei sia titolato per fare a prescindere dall'ironia della sua controproposta. Possiamo vederci un attimo per discutere magari dei dettagli economici e darmi della disponibilità? Io le oscuro. Assolutamente sì, mi venga a trovare. Perfetto, allora le oscuro le vetrine. A me, guardi, mi stanno due ore. Prende due cazzo in culo, si ciuccia un cazzo, faccio le due trasparate. Non lei. Ma lo devo fare io. Mi perdoni, stavo dicendo l'attrice, sto facendo, diciamo, una cronostoria. Scusi un secondo perché sono su state che sto girando, allora faccio un po' fatica a seguire l'attrice. Scusi un attimo. Ragazzi, continuami così, mi fai per piacere questa penetrazione vaginale. Però tienimi la gamba alzata, mi fammi un appontello che faccio uno stretto sui coglioni mentre la stai scopando. Okay, perfetto, così. Mi raccomando, l'appontello fammela col culo un po' girato in modo che vedo il coglione che sbatte sul clitoride. Okay. Perfetto, azione. Allora guardi, visto che c'è dell'apertura mentale nei suoi confronti, c'è qualcuno che si è fatto male, però sento urlare. No, perché è l'attrice che sta godendo, ovviamente. Sono sul set, come stavo dicendo, sto girando. In questo momento stanno scopando gli attori. Non perdo tempo perché purtroppo, come può bene immaginare, il settore dell'hard è molto veloce. Quindi mentre sto girando devo fissare le location per l'altro scena. Allora lei mi dà disponibilità, insomma? Mi deve venire a trovare assolutamente. Io vengo, fissiamo il giorno in cui vengo con gli attori, fanno quello che devono fare. Guardi, se vuole un consiglio le do pure il nome del film, Il Cazzolaio. Il Cazzolaio, sai che lei è veramente un genio. Il Cazzolaio. Lo so, però Il Cazzolaio mi presuppone un attore maschio, invece si basa su una ragazza. Potrei fare Il Cazzolaio e la Zoccola. Secondo me è un gran nome questo. Però io non le ho chiesto di fare il creativo, le ho chiesto se mi può affittare la location. Nel dettaglio. Lei mi deve venire a trovare. Io la vengo a trovare. E facciamo due chiacchiere. L'ultima domanda che le faccio: lei ha quell'attrezzatura che gira a motore per lucidare la punta delle scarpe? Presente quella che fa. C'è la presenza? Sì, sì. Sì, sì. Le faccio una domanda: appoggiare un cazzo a una cappella con la roba lì fa male? Perché mi è venuta in mente questa scena di questa ragazza che lucida un cazzo. Era divertente quella scena. Quella roba. Va bene, comunque lo vedo lì, magari provo con un dito. Provo con un dito. Va bene, allora la vengo a trovare, la ringrazio per la gentilezza, molto gentile. A lei, mi venga a trovare, grazie. Arrivo, salve. Sporca. Bravi ragazzi, bravi. Allora adesso puoi farti sta sbrata perché ti piace. Vai, più lento, faccia, adesso in faccia, vai. Brava così, brava, stop. Perfetto ragazzi, complimenti. Dai, datevi a lavare che puzzate come capre. Il Cazzolaio però è bello, sì, il Cazzolaio e la Zoccola, sì, non è male. Bastava fare la Cazzolaia. Cazzolaia. Sei d'autore tu, dai. Scusate, è una deformazione professionale. Ma parliamo di motori, quindi che cos'è una Leo Vinci? Vai! Beh, Leo Vinci la marmitta ce l'avevo anch'io sul 50, dai. Leo Vinci ce l'avevano tutti. Sempre prima. La stessa, sempre. Girava. La sera prima ce l'avevi, la sera dopo no. Che lavoro fa la pompa? Vai. La pompa. Ma so pompa. La pompa. Quante pompe ha una macchina? Dipende da quante ne hai caricate sui sedili. Io ho visto un massimo di 4. Ah sì? C'è la pompa, della e la pompa. C'è la pompa della benzina. Bravo, e la pompa del. Della ruota. Dell'olio. No, dell'olio, dell'acqua. Dell'acqua, dell'aceto balsamico. C'è di tutto dentro la macchina. Pane, sale. 3 euro di coperto. Se vuoi farti l'insalata in macchina. Fabio, se perdi il lavoro come speaker radiofonico, come meccanico. Guarda, Marco, che io con questa mia attività parallela di punto croce, vedrai che svolterò. Me ne fai uno? Cosa vuoi? La dama con ermellino? Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a
Ah no, non c'è più. Non c'è. Questo però è un complimento, perché poteva sembrare che oggi la regia l'avesse fatta Pippo. Sì. Quindi bravo Summa. Bravo. Grazie. Summa. Sono un atleta. Cosa fai oggi? Judo? Cos'hai oggi? Sport? No, ieri ho spinto troppo, quindi... Spinto troppo Marco, cosa? È giovedì, a catechismo oggi. No. Ah, giusto. Cosa hai spinto, scusa, troppo? Cosa hai spinto? No, ho fatto troppa attività. Hai portato la merenda? Bene, ciao. 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 Ciao.